Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Vicenza, addio al dottor Mariani, medico d'emergenza e angelo custode degli Alpini. Se n'è andato nei giorni scorsi, sarà salutato domattina a Monticello Conteotto, il vice primario del SUEM di Vicenza. Il medico specialista in rianimazione si era ammalato gravemente alcuni mesi fa. I colleghi del San Bortolo non hanno potuto che alleviare la sofferenza senza poterlo salvare. Aveva 67 anni ed era alle soglie della pensione. Valli del Pasubio, scalatore vola in parete sul Baffelan, portato in salvo con l'elisoccorso. L'incidente poco dopo mezzogiorno sulla via del Piacere, leggermente ferito un alpinista di 52 anni di Isola Vicentina, tratto in salvo con l'elisoccorso di drone emergenza, non è grave. Satorso, l'ospedale Covid-free negativizzato, anche l'ultimo paziente nel solo reparto che era ancora destinato ai positivi, se n'è andato anche l'ultimo paziente. Ora anche quest'area verrà sanificata e inizierà ad ospitare nuovamente pazienti normali, ossia negativi al virus. Il picco dei ricoveri fu il 9 dicembre con 188 pazienti contagiati. In tutta la provincia solo 4 pazienti positivi all'ospedale di Vicenza. Marostica, chiusura BB di Marostica. Il prefetto incontra i sindacati e garantisce massimo sostegno. La dismissione del polo di produzione di materiale elettrotecnico sta determinando il licenziamento dei circa 100 lavoratori. Il rappresentante del governo in provincia ha incontrato le forze sindacali di CGIL, CISL e UIL, esprimendo attenzione e preoccupazione sul tema. Si teme un impatto duro in termini occupazionali e sociali in caso di stop definitivo. Tiene controlli al Luna Park del Bosco nelle serate di sagra, prevenzione efficace. La massiccia attività di prevenzione posta in campo dalla Compagnia dei Carabinieri di Tiene ha interessato le aree con le giostre ed era segnalata la presenza di giovani. In alcuni casi qualcuno ha travalicato la soglia del divertimento lecito, ponendo in essere comportamenti incivili e a volte molesti. In generale, l'edizione 2021-20 è filata liscia. Pagina dell'Econazionale, garante privacy, protezione dei dati perché la democrazia non degeneri in algocrazia. Relazione annuale del garante per la protezione dei dati personali nella sala della regina di Palazzo Montecitorio a Roma. Covid report IS, calano i contagi, aumentano quelli di variante Delta e KRT 063. Continua la discesa dei casi settimanali di Covid in Italia, anche se rilevano le autorità, tra le persone positive individuate sono in aumento casi di variante Delta e K, proprio quelle che stanno mettendo in allarme Gran Bretagna e il resto d'Europa. Sport Euro 2020, UEFA, stop vendita biglietti per l'Inghilterra, Ucraina ai residenti UK. Oggi Italia-Belgio. Niente biglietti all'inglese per Inghilterra-Ucraina, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Alla fine anche l'UEFA è costretta a fare un passo indietro. Omicidio Chiara Gualzetti, jeep convalida il fermo del sedicenne. Il jeep del Tribunale per i minorenni di Bologna convalida il fermo in carcere per il sedicenne che domenica ha ucciso Chiara Gualzetti a Monteveglio, in provincia di Bologna. È tutto, a risentirci.